Colonnello Tommaseo, dopo 3 anni lascia il comando provinciale di Ascoli Piceno, va a ricoprire un incarico prestigioso al Europol. Qualche parola su questa esperienza vissuta in questo territorio. Sì, è difficile sintetizzare in poche parole questi 3 anni, perché per me sono stati 3 anni avvincenti, intensi, pieni di impegno ma anche di soddisfazione e gratificazione per quello che siamo riusciti a esprimere a livello istituzionale, per quello che i miei militari sono riusciti a fare sul territorio e anche per quello che è stato il ritorno da parte della popolazione, che abbiamo sempre sentito e io ho sempre percepito veramente vicina a noi, rispettosa della nostra funzione e collaborativa in ogni contesto. Ecco, dicevamo prima nel corso di una conferenza stampa di saluto, un momento più difficile è stato forse quello in cui lei è arrivato, perché si entrava nella seconda ondata del Covid. Sì, sicuramente è stato un periodo molto difficoltoso che ha richiesto a noi un impegno, uno sforzo ulteriore per garantire il nostro servizio nonostante le condizioni del periodo. Come ho avuto modo di rimarcare, andiamo orgogliosi del fatto di essere riusciti comunque a attraversare al meglio quel periodo, garantendo continuità al cittadino, che significa ad esempio che siamo riusciti nonostante tutto a non chiudere mai una stazione sul territorio, manovrando il nostro personale, potendo contare sulla grande disponibilità e spirito di sacrificio dei militari che talvolta da un giorno per l'altro venivano spostati nel comando dove si era verificato il contagio e quindi dove nessuno più era operativo, ma in una misura tale, durata per mesi, da permetterci di garantire sempre un servizio costante in favore della popolazione. E in questo devo anche dire che l'ambiente anche istituzionale è stato particolarmente favorevole, a partire dal prefetto e a seguire tutta la struttura, l'organizzazione sia delle forze di polizia ma degli altri enti. Siamo riuniti molto frequentemente ma siamo riusciti a gestire al meglio, anche con una grande intesa con i sindaci sui territori, in modo da contenere al massimo il disagio verso il cittadino e far rispettare le norme che all'epoca servivano una garanzia della salute di tutti. Ecco, lei ha sottolineato che in questo territorio ha trovato una popolazione che ha un grande rispetto per l'autorità e per l'istituzione. Questo fa sì che comunque il territorio piceno, dall'entroterra alla riviera, sia un posto tranquillo. In questi 3 anni ci sono stati pochi episodi eclatanti, dei casi isolati, ma tutto sommato questa zona è una zona, per quanto riguarda la sicurezza, abbastanza tranquilla. Sì, io confermo, e lo dicono anche le statistiche, non lo dico solo io, la provincia picena è una delle più sicure a livello nazionale. Ritengo che lo si debba anche al buon operato delle forze di polizia, compresa ovviamente l'arma dei carabinieri, ma agiamo in stretto coordinamento anche con le altre forze di polizia sotto la guida del prefetto. C'è una buona e coordinata attività repressiva ove necessario, perché le procure della Repubblica, in primis quella di Ascoli, ma parte del territorio, per parte del territorio anche quella di Fermo, sono sempre molto vicine alla nostra attività. Ma in tutto questo poi chiaramente un fattore fondamentale è l'approccio della popolazione. Io devo dire veramente che in 3 anni ho riscontrato un grande rispetto verso la nostra funzione, uno spirito di forte collaborazione, di forte vicinanza, che ci facilitano moltissimo nell'agire. Noi in tutto questo, quello che abbiamo cercato di dare al massimo, chiaramente la nostra professionalità, ma anche da un punto di vista tangibile, abbiamo incrementato in misura rilevante la proiezione esterna. Abbiamo lavorato veramente ad ogni livello per ottimizzare l'impiego del personale e ridurre al necessario, all'indispensabile, le attività interne di caserma, e questo si è tradotto in un incremento sensibile del numero di pattuglie sul territorio e quindi dell'attività di prevenzione.